Ragazzi, cosa vi devo dire? Cosa vi devo dire? Cosa vi devo dire? Cosa vi devo dire? Niente, niente, niente. Andiamo avanti, avete già capito. Avete già capito, avete già capito. Va bene? Andiamo avanti. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, condividete, ma l'importante è condividere e iscrivetevi al canale e mettete mi piace. Va bene? Andiamo. Nulla da dire. Niente da commentare, solo guardare. Sì, Tommy, ascoltami. È il committente. È lui il committente, non posso perdere questo lavoro. Sì, lo capisco, ma... Ok, ne parliamo domattina, ok? Ne parliamo domattina. Sì, ciao. Ehi. Fatela. Giornatona al lavoro, eh? Che fai ancora sveglia? È tardi. Oh, cavolo, che ora è? Dovresti già essere a letto. Ma è ancora oggi. Tesoro, ti prego, non ora. Non ho la forza di fare nulla. Tieni. Che cos'è? Il tuo compleanno? Ti lamentavi del tuo vecchio orologio? Così ho pensato che... Ti piace? Tesoro, è stupendo, ma credo che sia rotto. Non... Cosa? No, 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 no. Dove hai preso i soldi per questo? Droga. Vanno forte le droghe pesanti. Ah, bene, allora puoi iniziare ad aiutarmi col mutuo. Sì, ti piacerebbe. Sara, tesoro, corri a chiamare papà. Zio Tommy, che ore sono? Devo parlargli, ci sono dei... Zio Tommy, pronto? Cosa voleva dire? Sì. Cosa dobbiamo dire? Niente. Niente, assolutamente niente. Guardate e dopo commentate. Cavolo, mi sono scordata di darglielo. Il biglietto d'auguri. Ovviamente. Va bene. Ragazzi, qui nulla da dire, nulla da dire, nulla da dire, è un capolavoro. È un capolavoro. Papà. È un capolavoro, ragazzi. Condividete, mi raccomando, papà. Dopo se volete iscrivetevi al canale. Io non dico più niente. Non dico più niente. Cos'è stato?
Avete già capito cosa stiamo giocando? Niente. Una cosa. Lì c'è il suo telefono. Meraviglioso. Un capolavoro assoluto dei migliori giochi. Per me. Per tutti. 8 chiamate senza risposta. Dove diavolo sei? Chiamami. Sto arrivando. Eccoti qui. Sara, stai bene? Sì. È entrato qualcuno? No, chi dovrebbe entrare? Non avvicinarti alle porte. Resta indietro. Papà, mi stai spaventando. Che succede? Sono i Cooper. C'è qualcosa di strano. Forse sono malati. Come malati? Oddio. Jimmy! Papà! Tesoro, qui, vieni. Jimmy! Jimmy, ti avverto! No! Vai, vai! Mi hai sparato. Sara. L'ho visto stamattina. Ascoltami, sta succedendo qualcosa di brutto. Dobbiamo andarcene da qui. Mi hai capito? Sì. Tommy, dai, dai. Dove diavolo eri? Hai idea di cosa stia succedendo? Ne ho una vaga idea. Porca troia. Dai, piccolo. Sei coperto di sangue. Non è mio, dobbiamo andarcene. Metà della gente della città ha perso la testa. Possiamo andare via? È una specie di parassita. Mi dici che è successo? Più tardi. Ehi, Sara. Come va, piccolina? Sto bene. Ascoltiamo la radio. Sì, certo. Grazie. Niente cellulare, niente radio. Va sempre meglio. Prima il giornalista non la finiva più. Ha detto dove andare? Ha detto che l'esercito sbarra l'autostrada. La contea di Travis è inaccessibile. Significa che dobbiamo andarcene. Prendi la 71, sto andando là. Quanti sono morti? Forse tanti. Hanno trovato una famiglia fatta a pezzi in casa. Già. Scusa. Berta, com'è successo? Non ne hanno idea. Non siamo l'unica città. All'inizio dicevano che era il sud. Ora parlano della costa est e della ovest. Porca troia. Quella è la fattoria di Lewis. Spero sia riuscito a scappare. Ne sono certo. Siamo malati? No, certo che no. Come lo sai? Dicono che siano le persone in città. Noi Jimmy no. Jimmy non lavorava in città. Hai ragione, è così. Siamo a posto, fidati. Ok. Vediamo che gli serve. Che diavolo stai facendo? Guida. Hanno una bambina. Anche noi. Non abbiamo spazio. Tira dritto, Tommy. Fermi! Tu non sai cosa ho visto. Passerà qualcun altro. Dovevamo aiutarlo. Non va bene. Hanno avuto tutti la stessa cazzo di idea. Beh, si può fare marcia indietro. E che cazzo, amico, andiamo? Fai un versi. Tommy! Tommy! Porca troia! Cazzo è successo? Cosa cazzo è successo? Hai visto? Sì, ho visto. Dannazione. Gira qui, gira qui! Forza, andiamo! Da cosa scappano? Andiamoci via. Ci provo!
Non possiamo fermarci, Tommy. Non posso passargli sopra. Torniamo indietro. Ce ne sono anche dietro. Là. Aspetta. Vai. Papà. Ehi. Cosa? Torna indietro. Indietro. Sono qui! Forza, dammi la mano! Che c'è? La gamba fa male! Fa male? Tanto! Dobbiamo correre! Mio Dio! Tu tienici al sicuro! Sono piccola! Tieniti forte! Ok! Joe, la tieni gli occhi chiusi, tesoro! Continua a guardare il piccolo. Sì. Ne usciremo, te lo prometto. Indietro, sono troppi! Da questa parte, nel vicolo! Via! Gesù! È morto! Porca troia! Ci siamo quasi, quasi, piccolina! Superano il recinto! Muovetevi, trovate una via di uscita! Forza! Joe! Forza! Vai all'autostrada! Vai, tu hai Sara! Io li seguito! Zio Tommy! Ti vediamo lì! Sbrigati! Papà, non possiamo lasciarlo qui! La caverà! Ci siamo quasi! Si avvicinano. Ah, papà. Sì. Il video commenta solo. Tutto ok, piccola. Siamo al sicuro, al sicuro. Ehi! Ci serve aiuto! Fermi! Ti prego! È mia figlia, penso che abbia una gamba rotta. Fermi, dove siete? Ok. Noi non siamo malati. Ho due civili qui sul perimetro esterno. Istruzioni? Papà e lo zio Tommy. Ti porto al sicuro e torno a cercarlo, ok? Signore, c'è una ragazzina. Ma... Ah, sì, signore. Senti, abbiamo attraversato l'inferno. Ok, ci serve... Oh, merda! Ti prego, no. Oh no. Sara. Via le mani, piccola. Lo so, piccola, lo so. Dio. Ascolta, piccola, lo so che fa male. Andrà tutto bene, piccola. Stai con me. Adesso ti alzo. Lo so, amore, so che fa male. Forza, amore. Ti prego, lo so, piccola, lo so. Sara. Amore.
Non farmi questo, piccolo. Non farmi questo. Forza, non farlo. No. Tocco. No. 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 No, no, no. Ti prego. È straziante, ragazzi, è straziante. Il numero di decessi confermati ha superato i 200. Il governatore ha dichiarato lo stato d'emergenza. Centinaia e centinaia di corpi sulle strade. Il panico si è diffuso dopo che un rapporto preparato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità ha mostrato che i vaccini testati sono inefficaci. Con i burocrati privati del potere possiamo prendere le misure necessarie per proteggere i cittadini. Los Angeles è ora l'ultima città in cui è stata dichiarata la legge marziale. A tutti i residenti è richiesto di fare rapporto alle zone di quarantena. I disordini proseguono da 3 giorni consecutivi e le razioni invernali sono ai minimi storici. Un gruppo che si fa chiamare Le Luci ha rivendicato la paternità di entrambi gli attacchi. Lo statuto pubblico richiede il ripristino di tutti i rami del governo. Nuove manifestazioni sono esplose dopo l'esecuzione di altri 6 presunti membri delle Luci. Potete ancora ribellarvi con noi. Ricordate, se vi perdete nel buio, cercate le luci. Credete nelle luci. Sto arrivando. Sveglio da molto? Ne vuoi un po'? No, non... ne voglio un po'. Ho delle notizie interessanti. Dov'eri finita, Tess? Distretto di West End. E avevamo una consegna. Noi avevamo una consegna. Beh, volevi che ti lasciassimo in pace, ricordi? Allora fammi indovinare. L'affare è andato a monte e il cliente è scappato con le pillole. Ci ho azzeccato. L'affare è andato liscio come l'olio. Abbastanza schede razione per un paio di mesi. Facile. E quella come la spieghi? Stavo ritornando qui tranquilla quando 2 stronzi mi hanno assalita, ok? Hanno messo a segno qualche colpo, ma... beh, ce l'ho fatta. Dammi qua. I 2 stronzi sono ancora con noi? Molto divertente. Ma almeno hai capito che fossero... Ehi, senti, erano 2 qualunque, non contano niente. Quello che conta è che è Robert ad averli mandati. Il nostro Robert? Sa che gli stiamo addosso. E crede di poterci fottere per primo. Ma sveglio, il pezzo di merda. No. Non lo è abbastanza. So dove si nasconde. Sì, certo, come no. Un vecchio magazzino nell'area 5. Ma non so per quanto. Io sono pronto anche subito, ti va? No, subito può andare. Ragazzi, iscrivetevi. Condividete e stop. Il punto 5 è ancora aperto. Ci restano poche ore al coprifuoco. Meglio sbrigarci. Niente da dire, ragazzi, niente da dire. Dici davvero? Ho ricevuto le carte stamattina. Mi hanno scelta per lavorare all'esterno. Ah, che schifo. Dell'esterno dovrebbero occuparsene i soldati. Io lo farò presente. Guarda, la fila per il cibo è ancora ferma. Non deve esserci molto da mangiare, di nuovo.
sulla testa. Fallo. Scansionali. Pare che ci siano sempre più infettati. Questo significa che la gente può uscire. Lo sai, ho preso un zona delle schede d'azione. Ho recuperato dei nuovi documenti. Non avremo problemi. Basta restare calmi. Seguite pure. Documenti. Cosa fate qui? Ho un giorno libero. Visita un amico. Bene, passate pure. Grazie. Alla strada facile. Ricucciti, ok? Chiuderanno tutti i punti di controllo. Dovremmo passare da fuori. Andare oltre il muro. Oppure potremmo lasciare andare tutto. Come no? Ehi, Tess, vedi quella roba? Ero lì. Com'è il tunnel a est? Libero. Vengo da lì. Nessuna pattuglia. Ehi, dove vai? A trovare Robert. Anche tu? Qualcun altro lo cerca? Marlene. Chiedeva di lui in giro. Lo cercava. Marlene? Cosa vogliono le luci da Robert? Pensi che me l'abbia detto? Beh, tu cosa mi hai detto? La verità. Non ho idea di dove si nasconda. Bravo ragazzo. Stai lontano dai guai. Presto arriverà l'esercito in forza. Ok, ci vediamo. Marlene sta cercando Robert. Che significa? Non mi piace. Sarà meglio che lo troviamo prima delle luci. Eccoci qua. Ehi ragazzi, come va? Là fuori va sempre peggio. Qui come siamo messi? Tutto tranquillo. Nessuna traccia di soldati o infetti. Quello che volevo sentire. Joel, aiutami qui. Attenzione là fuori. Che luce sia. Cristo, questo posto puzza. Devono fare attenzione se la buttano qua sotto. Vediamo. I nostri zaini sono rimasti qui. Le munizioni scarseggiano. Beh, usiamole bene. Ragazzi, si commentano da soli le immagini, dunque io parlerò poco perché va bene così. Va bene così. Sollevami. Perché va bene così. Sei pronto? Sì, signora. Dai! Fa attenzione. Come sempre. Una domanda a trabocchetto? Era da un po' che non venivo qui.
Sembra un appuntamento. Beh, sono un tipo romantico. Già, a modo tuo. Dov'è la scala? Deve essere qui in zona. Trovata? Portala qui. Prima le signore. Signora, mi confondi con un'altra persona. Si fa per dire. Di qua. Giù, di qua. Ah, ecco. Non vedo niente. Robert avrà ancora le nostre armi. Sarà meglio per lui che le abbia. Una volta ripresa la mercanzia sarà facile da scaricare. Fermo. Spore. Dove diavolo arrivano? L'ultima volta questo posto era vuoto. Vengono da qualche parte. Fa attenzione. Ecco il colpevole. Il corpo non è qui da molto. Meglio tenere occhi e orecchie aperti. Dovremmo passare da qui. Tutto ok? Sì. Il soffitto sta cadendo a pezzi, attenzione. Piano. Cristo, occhio, occhio. Aiuto. Ho la maschera rotta. Non lasciate che mi trasformi. Vi prego. No, no. Alternativa. Mi dispiace. Ciao. Andiamo. Sì, ma mirare. Grazie. Vediamo un po', anche non mi ricordo. Qua. Più avanti, hai sentito? Shh, shh, shh. A posto. Clicker. Andiamo con i calmi con i clicker, eh? Cristo. Non ce ne sono altri. Speriamo.
Torniamo in città. Se mi ricordo dove andare. Ok. Aria fresca. È l'unica cosa che mi piace qua fuori. Chiedi a Bill di portarci un po' di quei deodoranti. Ehi, se non fossero scaduti sarebbe una buona idea. Dopo di te. Copri l'entrata. Ci penso io. Merda. L'asse è caduta. Bene. Ci penso io. Facendo i salti mortali, ma insomma. Dai. Qui, passamela. Ecco qua. È pesante. Credo di potercela fare. Ok. Avviciniamo. Siamo. Controlliamo che non ci siano soldati in giro. Via libera, andiamo. Chiudila. Prendi le munizioni, ci serviranno. Ehi, piccoletto. Il campo deve essere libero. Niente soldati o uomini di Robert, ok? Ci sta aspettando. Renderà tutto più interessante. Andiamo. Forza. Come va oggi? Non adesso, Terence. No, no, è tutto ok. Non la carta. Ora, capito. Ok, va bene. Non c'è bisogno di incazzarsi. Se tocchi, compri. Tess, quanto tempo? Non ci vieni più a trovare. Sarà meglio così. Prendi un calcio nel culo. Dai, dai, dai. Sì, 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 sì.
Prendete quel culo, Flacido! Spaccagli il culo! Fatti! Dove pensate di andare? Malika, torna a sedere. Oh, scusa, Tess, non pensavo di stare così. Tirati su! Chi è? Cose vecchie, lasciamo perdere. Bene. Sto cercando Robert. È stato qui? Mezz'ora fa. È tornato al pontile. È lì ora. Cosa si fa per informazioni? Per informazioni cosa si fa? Ci siamo. Fateci passare. Se tenete la pelle, girate i tacchi e tornate indietro. Non ce l'abbiamo con voi. Vogliamo solo Robert. Nessuno vi costringe. Girate i tacchi e andatevene, ora. Non andrò da nessuna parte senza Robert. Stronzetta, porta il culo fuori, altrimenti ti spacco quella testa di cazzo. Fanculo. Al riparo! Sei pronto? Sì. Mi ammazzo, porca troia! Ti copro. Trova il punto migliore. Pagherai per questo! Ehi là! Niente, parea! Non sono abituato! Non sono più abituato! Non sono più abituato! Allora facciamo la vecchia maniera. Dammi a curarmi. Che mi ha fatto a mettere insieme tutti questi tizi? Grazie. Robert è bravissimo a scrivere a segno in bianco. Mettiamo fine a tutto questo. Devo abituarmi, ragazzi. Non sono abituato. Non sono abituato. Merda, da qui non si passa. Ehi, dammi una spinta. Ok, bene. Ehi,
Dammi la mano. Ecco fatto. Ok. Dai che mi abituo, ragazzi, portate pazienza. Ci sta, dai, ci sta. Di qua, Joel. E anche a livello normale. Ve lo dico subito. Però. Dai. Altri della banda di Robert. Merda, li vedo. Come sai che stanno arrivando? Due dei nostri sono morti cercando di far fuori Tess. E ora lei e Joel stanno venendo a prendere Robert. Cristo. Non avremmo dovuto accettare questo lavoro. Non dipende da noi. Preciso e pulito. Dividiamoci e assicuriamoci che non entri nessuno. Forza. Pagherai per questo! Ciao. Salve. A posto. Ehi, stiamo tranquilli, amico. Tranquilli. No, tranquilli. Non mi interessa, tranquilli. Ho la chiave qua. Ecco, cura quella ferita. Grazie. Guardiamo in giro. Allora. Siamo già passati, allora andiamo dentro qua. Eccoci qua. Abbiamo raggruppato i rifornimenti nel deposito a sud. Le scorte sono sotto chiave. Bene, un ultimo giro usciamo. Tra poco ci sarà coprifuoco. Fuoco. E Robert? Con chi si rintanerà stanotte? È troppo paranoico per restare solo. Ci faremo venire in mente qualcosa per gli altri. Ok. Oh merda. Stai zitto. Dormi. Grazie, munizioni. Questo è un accordo del momento. Dormi, grazie. A quanto pare ci sai fare davvero. Vado avanti.
Ok, vai! Non perderlo! Lui è laggiù. È andato. A ventaglio. Questa secca ce la paghi. Dove diavolo sei? Sono qua. Ciao. Avremmo dovuto portare. Ci rallenterebbero e basta. Sì, hai ragione. Forza, il molo è di qua. Andiamo. Guarda che mi ricorda i tasti, ragazzi. Dunque, di qua. Uomo. Borioso figlio di puttana. Facciamola finita. Usiamo la testa. Non ci sono spedizioni da un bel pezzo. Sì, abbiamo perso i contatti a nord e pure a sud, merda. Non so chi ci sia ancora lì che ci può vendere della merce. Credo che sia per questo che prendiamo questi schifosi incarichi di protezione. Fa culo, Robert. Quel ratto dovrà stare attento. E anche se fosse, che cosa cambierebbe? Questa zona è spacciata. Meglio pensare a una strategia d'uscita. Sei matto. Andare al di là del muro è un suicidio. Altri contrabbandieri lo fanno. Cosa pensi che succederà quando le scorte finiranno? Io preferisco cavarmela qui. Facci piede, è tutto a posto, amico. No. Di qua. Vado cauto, ragazzi, vado cauto perché anche se a livello normale non è tanto da fidarsi. Laggiù. Ok. Dormi.
fa la nanna. Porca puttana. Ok, vai. Andiamo. Non sono accorto. Non sono accorto. Brava. Brava, bravissima. Dove? Bene così. Fa male, ragazzi, fa male. L'ufficio. Robert deve essere lì. Andiamo. Tra poco concludiamo l'episodio, eh. Tra poco concludiamo l'episodio. Vogliamo solo parlare, Robert! Non abbiamo niente da dirci, stronzi! Metti giù quell'arma! Vai a fare il culo! Sta scappando! Robert! Joel, di qua! Forza, è entrato qui! Di qua! L'avevamo quasi preso! Joel, di qua! Che fai? Ciao, Robert. Tess? Joel? Niente rancori, vero? Assolutamente. Ok. Porca troia! Ci sei mancato? Ascolta, non so cosa tu abbia sentito, ma non è vero, ok? Voglio dire... Le armi? Vuoi dirci dove sono le armi? Sì, certo, ma... È complicato, ok? Senti, lascia che ti spieghi. Devo... Cazzo! Ok, basta, basta, basta! Oddio! Basta frignare. Stavi dicendo? Le ho vendute. Come hai detto? Non avevo altra scelta, avevo un debito. L'avevi con noi. Hai scommesso sul cavallo sbagliato. Ho solo bisogno di più tempo, dammi una settimana. Sai, forse l'avrei fatto se non avessi tentato di uccidermi. Dai, sai chi che non ha volevo... le nostre armi? Non posso. Dammi solo un paio di giorni. Ah! Cazzo, Cristo! Chi ha le nostre armi? Cristo. Le hanno le luci. Avevo un debito con le luci. Cosa? Ascolta. Praticamente sono tutti morti. Possiamo andare lì, farli fuori tutti e prendere le armi. Che ne dici? E dai, che si fottano le luci! Uccidiamoli! È davvero un'idea del cazzo. Bene, e adesso? Andiamo a riprenderci la roba. Come? Non lo so, gli spieghiamo tutto. Andiamo a cercare uno delle luci. Non dovrei andare lontano. Eccola qua. La regina delle luci. Che ci fate qui? Affari. Non sembri molto in forma. Dov'è Robert? Mi serviva vivo. Le armi che ti ha dato,
non erano sue. Le rivoglio. Non è così semplice. Cazzo se lo è. Ho pagato quelle armi. Se le rivuoi, devi guadagnarle. Di quante tessere stiamo parlando? Non mi importa delle tessere anonarie. Devo portare una cosa fuori città. Fatelo voi. E io vi ridò le armi, e anche di più. Chi ci dice che le hai tu? A quanto ne so, i militari vi hanno quasi eliminati. Su questo hai ragione. Vi mostro le armi. Devo andare. Decidetevi. Voglio vedere quelle armi. Seguitemi. Dobbiamo uscire da qui. Ora. Se vuoi che ci occupiamo, muoviamoci. Di qua. So come evitarli. Vieni. Ragazzi, scusate, ma avevo il controller appoggiato al tavolo. Dunque, se avete sentito una vibrazione, non è quello che pensate. Non è un vibratore. Oddio, è un vibratore, però. Però è diverso. Allora, tra poco finiamo l'episodio. Anche se... qua. Scusami. Oh, qua. Sono i tuoi quelli? Quelli che rimangono. Perché credi che mi sia rivolta a voi? Di qua. Ma perché adesso? Ce ne stavamo tranquilli. Progettavamo di abbandonare la città. Ma serviva un capro espiatorio. Ci provocavano. E ci sono riusciti. Stiamo cercando di difenderci. Joel, dammi una mano qui. Ehi, come va? Vivrò. Soldati. Quella è l'uscita, la porta sotto il ponte. Non sono un fan di queste amenità. Possiamo passare in silenzio, anche se non è il vostro stile. Vediamo come va. Andiamo. Arriviamo a quella porta. Quel giorno sbagliato per pestarci i piedi. Andate a cacare. Oh.
Sentito. In guardia. Chi va là? Uccidermi non ti servirà a nulla, ok? No! Prendi! Dietro! Più veloce! Ci penso io! Veloce! Ci penso io! Dove sei andato? Andiamo! Allora, non si può mirare. Ah. Ok. Siamo. Non manca molto. Forza. Dove andiamo, Marlene? Di qua. Non è lontano. Ragazzi. Vado avanti per inerzia, ma ce la farò. Ragazzi, io termino qui l'episodio. Termino qui l'episodio perché... Va bene così. Va bene così. Ok? Ragazzi... Un'avventura epica, ragazzi. Un'avventura epica, non c'è niente da dire. Ragazzi, condividete, iscrivetevi al canale, mettete un piace, ma soprattutto condividete e dopo, se volete, iscrivetevi. Ma è una cosa, ok? Io vi saluto qua, ragazzi. Ciao, ragazzi.